Quello siamo d'accordo. Allora, io adesso ho iniziato la registrazione, quindi cosa faccio? Vediamo se riusciamo a farla, diciamo, finto live, no? Io metterò la sigla, dico due cose, ti faccio entrare e poi andiamo a ruota libera, un quarto d'ora e siamo a posto, Va bene, ok? va bene. La connessione com'è di questo computer? Perché vedo che ogni tanto sgancia. Hai Ma io qua ho wifi? wifi. Hai Sì. wifi? Perché di solito conviene sempre mettere il cavo, perché il wifi ogni tanto è ballerino, però vedo che regge, non è un grosso No, no, problema. perlomeno ne ho fatto parecchie, quindi non c'è mai stato nessun problema. Ah, ok, va bene. Perfetto. Allora io ti isolo un attimo, metto la sigla e poi parto. Va bene, ok, grazie. Grazie a te. Allora, Violetti, Talk. Amici del Bianconero, bentornati nello studio dell'Osservatorio Romano per una puntata speciale oggi, una puntata che è dedicata a tutte le donne, quindi giustamente auguri per l'International Women's Day, una giornata dove andremo a parlare con un'ex calciatrice che io conosco molto bene, ho avuto il piacere di conoscerla proprio in Juventus e parleremo proprio di calcio ovviamente dedicato al mondo femminile e diamo quindi il benvenuto a Simona Sodini, è un piacere ritrovarti. Ciao Simona. Ciao Antonio, buonasera a tutti. Ci conosciamo da un po', stavo dicendo, no? Da quando è nata il progetto della Juventus Women. Eh sì, ci siamo conosciuti, diciamo ci siamo stati simpatici da subito. Sì, mi ha fatto molto piacere conoscerti quell'anno ed è anche tra l'altro un'amicizia, un rapporto che è durato poi anche una volta che è finita quell'avventura, anche sempre sotto l'aspetto lavorativo, quindi questo mi fa molto piacere, ti seguo sempre. Sì, ma ricambio ovviamente con affetto la tua considerazione, la tua stima, perché insomma ti ho conosciuto anche il modo con cui ti applicavi proprio in quell'anno di Juventus Women, insomma sicuramente un esempio per tante giocatrici e soprattutto per quelle giovani. A tal proposito, mi piace insomma andare a raccogliere un po' quelli che sono stati anche i tuoi momenti, i tuoi ricordi, perché ovviamente anche a te va inoltrato l'augurio di buona festa della donna, perché è una giornata particolare, ma è una giornata che voglio sottolineare con quello che è, insomma, anche l'applicazione che le donne danno sul mondo del lavoro. In questo particolare momento, ovviamente, parliamo del calcio. E per quanto riguarda il calcio, tu sei stata, diciamo, pioniere anche in tante squadre, e soprattutto, come dicevamo, alla Juventus, ma non solo, perché hai avuto la possibilità di giocare nel Toro, hai avuto la possibilità di giocare in nazionale. Raccontaci un po' questa tua esperienza. Ma intanto ti ringrazio per gli auguri e sono auguri che diciamo che faccio anche a tutte le donne, mamme, figlie, atlete, non mi permetto anche di farlo soprattutto a quelle donne che oggi stanno combattendo per la libertà, alle donne dell'Ucraina. Quindi volevo fare una piccola parentesi perché vediamo delle immagini veramente brutte e gravi. Terribile, È terribile, terribile, sì, sono anche mamma, quindi vedere certe immagini mi ha veramente toccato e mi fa veramente male. L'unica cosa che si spera è che finisca in fretta. E ritornando a me, sì, tante squadre, diciamo 24-25 anni di carriera, non mi ricordo neanche più, dal primo giorno all'ultimo, però non mi ricordo neanche più. Sono stati veramente tante società.
tante avventure, e una più bella dell'altra, con i pro e i contro. Sicuramente da ricordare in assoluto la Juventus, perché, come dico sempre, è stata la, diciamo, l'artefice, e ciò, è la società che ha dato l'input a ciò che oggi diventa professionismo. È la società che ogni giocatrice si è vista, si è sentita professionista, soprattutto si è sentita giocatrice, cosa che fino allora mancava un po' meno per via di organizzazioni e di tutto ciò che ancora purtroppo non c'era. Sì, è un progetto veramente innovativo che abbiamo avuto il piacere, insomma, di intraprendere anche fin dall'inizio, e ha lasciato ricordi indelebili per quanto ci riguarda, per quanto mi riguarda, ma soprattutto anche per quello che, insomma, hai fatto tu in quell'anno, e poi per come hai visto anche nascere il progetto. Mi ricordo il grande entusiasmo per la prima partita, no? Che adesso andiamo magari a sottolineare con quello che è la grafica sul nostro monitor, sul VidiGol, che è stata anche, diciamo, l'esordio, no? Contro il Toro femminile, però c'era un'attenzione veramente importante, no? Cosa ti ricordi quei momenti? Beh, sicuramente era un'attenzione particolare da parte di tutti, dei tifosi, di noi stesse giocatrici, che avevamo tanta curiosità nell'iniziare questa avventura, che sin dal primo giorno si è comunque si è vista importante e con un grande progetto. Mi ricordo già allora le visite mediche, che fino allora, voglio dire, è inutile negarcelo, ma ognuna di noi atleta, ognuno di noi giocatrice andava alle visite mediche, probabilmente nessuno lo sapeva. mentre quel giorno lì, arrivando appunto al J Medical, comunque c'era l'attenzione dei media, tante attenzioni per noi giocatrici, e questo ha fatto sì che si vedesse fin da subito che era cambiato qualcosa. La prima partita contro il Torino, nonché mia ex squadra, diciamo che è stato un bellissimo esordio, una bellissima emozione, non solo la mia, ma da parte di tutte le mie compagne di squadra. Sicuramente la partita che si ricorderanno veramente in tantissimi, ho esordito contro i Pleta, quindi non poteva essere che una gioia, diciamo, la ciliegina sulla torta, ecco. Sulla torta, assolutamente, sì, è stato un grande esordio, è stato anche un bel campionato, un bel percorso. Avete iniziato, diciamo, questa grande avventura, la Juventus ha fatto da apripista quello che è anche l'attenzione verso il mondo del calcio femminile. Poi, diciamo, ci sono stati anche i mondiali, ci sono stati anche, dal punto di vista dell'Italia, sicuramente anche si è cresciuta anche l'attenzione dei media, ma i pionieri è stata la Juventus e siete stati voi. Come è cambiato da quando hai iniziato a fare questo percorso? Poi ovviamente hai visto come si sta evolvendo anche il mondo del calcio femminile. Come è cambiata anche il modo di rappresentare, diciamo, questo sport nel vostro ambito? Beh, sicuramente ci sono stati tanti cambiamenti, e dal primo anno ad oggi ce ne sono stati altrettanti. Intanto si può vedere che già da questo luglio saremo professionisti. Saremo, parlo ancora come giocatrice, mi viene da parlare così. È normale anche perché diciamolo, dopo tu vai ad allenarti, non dopo questa intervista. Quindi mi vado ad allenare e alleno, quindi comunque sia sono rimasta nell'ambito e ne parleremo, esatto. Sì, e comunque assolutamente sì, diventando professionista appunto da luglio, questo fa capire che in 5 anni è ancora cambiato veramente qualcosa, finalmente non più parole ma fatti. Sicuramente cambieranno diversi, saranno più tutele per le giocatrici. Io posso dire di aver passato tante situazioni che mi hanno appunto fatto capire e vivere questo cambiamento. Io sono anche mamma, quindi mi ricordo le due diverse gravidanze. Della prima gravidanza non c'è stato neanche la tutela appunto verso una giocatrice che diventava mamma, ma non veniva neanche riconosciuto, perché comunque c'era, diciamo, una rescissione del contratto automatica. Ah, okay. E quindi dovevi sperare, incrociare le dita, e una
una volta partorito, sperare di rimetterti in forma perché qualche squadra ti, diciamo, ti, potesse diciamo, la possibilità di continuare a giocare. Mentre la seconda gravidanza, comunque, ci sono state le tutele, c'è stato l'aiuto appunto un tra virgolette un bonus che comunque ha aiutato anche economicamente quella parte, perché comunque essendo il contratto nullo dal momento in cui rimanevi incinta, c'è stata almeno ogni mese una piccola parte economica riconosciuta, che magari non era maternità, ma era una specie di maternità. Ecco, da luglio sicuramente tutto questo cambierà, e questo mi fa molto piacere perché vuol dire che si sono fatti progressi, e oggi vediamo anche un campionato completamente diverso, dove ogni squadra fa parte comunque di una società professionistica, e quindi si è alzato anche il livello anche tecnico e calcistico appunto delle atlete e delle società. Senti, ogni gruppo poi in qualche maniera si rimane collegati, no? E magari si intrecciano anche delle amicizie. Tu hai ancora contatti, immagino, con qualcuna delle ragazze con cui avete iniziato, diciamo, questa avventura? Sì, con qualcuno sì. Io sponsorizzo molto e mi piace molto come giocatrice Caruso. Per me, a parte, voglio dire, la simpatia e la solarità della ragazza in sé, però comunque è sempre un piacere anche quando la incontro a Vinovo. Alcune volte è capitato che l'ho incontrata, abbiamo preso un caffè, quindi comunque sia è una ragazza che secondo me può diventare la centrocampista del futuro e un perno centrale e importante della nazionale. Sì. E in chiave nazionale, insomma, tu hai esordito a 18 anni, se non sbaglio, no? In chiave nazionale. Sì. Sì, la mia prima convocazione a 18 anni. Convocazione a 18 anni, allora c'era Carolina Morace come tecnico, e abbiamo fatto gli europei in Islanda, sicuramente mi ricordo molto il freddo, questo me lo ricordo tantissimo, però è stata una bellissima emozione, come sempre, indossare la maglia della nazionale è un privilegio che penso lo auguro a tutte le giocatrici. Sono brividi, voglio dire, l'inno nazionale è un qualcosa che ti entra dentro, e giocare appunto per la maglia del proprio paese è un premio che voglio dire che auguro veramente a tutte le giocatrici, perché è un ricordo indelebile. Nazionale che sta facendo anche molto bene, insomma, percorso negli ultimi anni è splendido, devo dire, cioè, si è alzato il livello competitivo, sì. Lo sapevamo, in Europa è veramente molto alto, nel mondo sicuramente. Però, comunque ci stiamo avvicinando sempre di più, e oggi non è più una partita scontata quando si va a giocare con delle nazioni come la Svezia, la Norvegia. Un tempo appunto, tra virgolette, eravamo un po' rassegnate quando si andava a giocare contro queste realtà. Oggi invece ce la si gioca e si vince soprattutto. Senti, allora dicevamo che tu dopo vai ad allenarti e ad allenare, no? Perché è nato, diciamo, anche un altro progetto che ti fa onore, perché insomma in qualche maniera continui, diciamo, a trasferire quello che sono le tue conoscenze alle più piccole. Parliamo della Sodini Scuola di Perfezionamento, no? Una scuola che è nata qui a Torino, da dove noi stiamo trasmettendo, però è una scuola che ha grandi ambizioni, soprattutto nonostante, insomma, non ci siano grandi facilities, diciamo così, in quest'ambito, te la stai tirando su, diciamo, giorno dopo giorno. Assolutamente sì, è un progetto nato l'anno scorso, diciamo che è nato nel momento in cui era iniziato il Covid, quindi sicuramente era un periodo... Ci siamo incontrati in un momento non felicissimo, rincontrati... Esatto. Sicuramente non un periodo felicissimo, con diverse difficoltà, perché comunque si sa, in quel periodo era anche difficile fare sport, quindi non era molto semplice. Comunque noi nasciamo come una scuola di perfezionamento, quindi chiamiamola individual. A me piace più chiamarla scuola di perfezionamento perché
perché appunto ci soffermiamo su ciò che è il dettaglio dell'atleta. Lavoriamo con atleti e atlete, lo preciso perché ci sono tante bambine di qualsiasi età, dai più piccoli ai più grandi. Abbiamo, abbiamo atleti dai 5 anni e non ti nego che abbiamo anche atlete e atleti dai 50 anni. Quindi persone che magari anziché andare in palestra o comunque magari si vogliono allenare, tenersi in forma per magari per fare la partita con gli amici del sabato sera o della domenica, vengono da noi comunque a perfezionare quello che comunque è la loro base. Abbiamo anche tanti giocatori professionisti che vengono a migliorarsi in ciò che è la loro, nella loro condizione. Noi lavoriamo su un istruttore, 2/3 atleti, non di più, altrimenti diventerebbe comunque un lavoro di gruppo e di squadra, che non è quello che facciamo. L'obiettivo, appunto, come ho detto prima, è quello di, ho voluto, diciamo, far sì che ciò che erano le mie caratteristiche principali, la tecnica, soprattutto la tecnica, magari trasmetterla ai più piccoli, perché secondo me è una caratteristica importante che va curata sin da quando si è piccoli, per poter poi migliorare col tempo. Magari oggi ci ritroviamo comunque degli atleti che giocano in categorie anche alte o comunque anche nella Serie A femminile e avere magari difficoltà nelle basi principali, in ciò che comunque purtroppo con le società, nelle società viene a mancare, ma non per una questione di competenze, ma proprio per una questione di tempo, perché si lavora più col gruppo. Sì, invece tu diciamo che fai un lavoro, diciamo, certosino sulla formazione dell'atleta o su un atleta che insomma vuole, vuole rimettersi in forma e quindi lo curi in tutti quelli che sono magari le sfumature, che comunque richiede tempo e applicazione. Certo. Certo, assolutamente sì. Noi facciamo una prova, come facciamo una prima prova, dopodiché avendo visto l'atleta cerchiamo di valutarne a 360 gradi gli aspetti da migliorare e lavorare appunto su un percorso, in un percorso lavorare su questi aspetti e migliorarne le capacità. Senti, la parte tecnica è fondamentale, no? Come hai detto te giustamente, qui andiamo un po' su un tema un po' più generale, no? Come hai detto tu giustamente, e si è alzato il livello del campionato italiano, parliamo di quello di calcio femminile, ma facendo invece, e non voglio fare paragoni perché non è il momento e non è sicuramente questo diciamo il tema, ma come ti spieghi il fatto che quest'anno nel campionato invece italiano maschile ci sia un certo livellamento anche tra le squadre, no? Nel senso che nessuna di queste squadre che è in testa è riuscita, diciamo, a prendere il volo e ha permesso fortunatamente anche per noi, per la Juventus, per insomma la squadra che seguiamo, arrivare comunque a essere adesso al quarto posto, mentre un mese e mezzo fa diciamo eravamo in una posizione molto più arretrata. Che cosa è mancato? Manca un po' di tecnica secondo te, dando un giudizio così esterno? Il Covid ha sicuramente penalizzato anche l'atleta. Come la vedi tu, che insomma giustamente hai avuto la possibilità di giocare da professionista e comunque insomma di vedere sul campo quotidianamente certe problematiche? Ma sicuramente il Covid ha fatto, voglio dire, la sua, perché comunque stare lontano dai campi di calcio e non avere una costanza negli allenamenti e con il gruppo, perché comunque anche se c'erano le squadre che si allenavano tanti e avendo molti positivi non si allenavano comunque con la squadra completa, questo secondo me ha influito tanto. Questo è un primo aspetto che non è da sottovalutare, perché è molto importante, è stato molto importante. Poi sicuramente io ho sempre avuto questo pensiero che soprattutto nei maschi si cura molto l'aspetto atletico, fisico, e meno quello tecnico. Si va più a guardare magari la quantità che la qualità. Un tempo gli atleti, i giocatori di Serie A nascevano negli oratori per la strada, dove comunque senza volere si imparavano le basi, mentre oggi l'atleta viene più costruito, quindi fisicamente, atleticamente, magari anche se pecca magari anche se ha carenze tecniche, comunque va avanti, e questo secondo me
non è molto positivo per il calcio italiano. Diciamo che si sta soprattutto a guardare l'aspetto meno tecnico e più fisico. Più fisico, diciamo, un lavoro molto più fisico. Sulla tecnica c'è sicuramente da lavorare. Come vedi la Juventus? Basta guardare soltanto che ci sono i meno Totti, meno Del Piero. Queste figure qua comunque sono venute molto meno in questo periodo qua. Sì, dal punto di vista del calcio italiano sicuramente non dico che c'è meno qualità, però ci sono quei giocatori che creano calcio, no? Quelli che creano calcio sono sempre di meno da questo punto di vista. Qualche italiano ce l'abbiamo sicuramente, però magari devono ancora esplodere. Penso a un Zaniolo oppure un Chiesa che deve trovare, purtroppo anche la continuità, perché ormai purtroppo si è fermato ai box, ma tornerà. Però degli italiani ci sono, è ovvio che il ricambio di nastri nascenti, insomma, se ne vedono sempre un po' meno. Ecco, questa è un po' la sensazione. Sì. Mi pare di capire. Senti, ma come vedi la Juventus in questa stagione? Perché qua, insomma, stiamo parlando ovviamente di quarto posto, e poi tutto da certificare, eccetera. Non è quello che ci si augurava all'inizio della stagione, poi sono successe tante cose, dall'uscita di Ronaldo, poi anche l'arrivo di Vlahovic. Ecco, come lei la giudichi questa Juventus a oggi, fermando la fotografia a oggi? Beh, sicuramente non è la Juventus infallibile di una volta, quello è sicuro. Diciamo è diventata più terrena, però sicuramente ora pian piano sta dicendo la sua. Sicuramente anche il fatto che Ronaldo è andato via un po' ha demoralizzato un po' il tutto, l'ambiente. È stato un colpo, un contraccolpo che insomma non è stato attuito subito, ecco, questo sì, sicuramente. Esatto, quindi comunque era da rimettere un po' i pezzi, diciamo, da ricostruire un pochino i pezzi, e pian piano sta risalendo. Ovviamente, ripeto, non è più la Juventus di una volta, che comunque era infallibile. E ora se la deve giocare, vediamo con lo Spezia che ha vinto 1-0, non sono più partite, diciamo, scontate, ecco, ma ogni partita deve un po' essere al meglio della condizione. Secondo te chi arriva, chi vince lo scudetto? Io direi l'Inter. Speriamo di no, nel senso che se magari ci sono speranze, però alla fine dei conti è veramente devono fare un karakiri tre squadre, anche perché va bene il Napoli, comunque l'Inter, questo è chiaro, insomma, non ci mettiamo a sognare, però in questo momento della stagione, anche se tra parentesi oggi è anche un passaggio importante in Champions League, la squadra più attrezzata, ecco, ma al di là di quello è sicuramente la squadra più attrezzata. Allora, programma di oggi di allenamento, che cosa trasferisci ai tuoi ragazzi e alle tue ragazze? Che cosa fate oggi? Allora, sicuramente faremo un lavoro di tecnica come sempre, andiamo a lavorare su 3-4 gruppi con 3-4 istruttori, lavoreremo su one-to-one, quindi un istruttore e un atleta, avremo anche qualche bambino piccolino di 5-6 anni, laddove mettiamo un po' di divertimento, cercheremo di lavorare divertendosi, ecco, perché con i bambini più piccoli è un po' più difficile. Che è un aspetto importante, insomma, divertirsi, no? Perché poi alla fine immagino che il traino comunque del calcio femminile abbia portato delle ragazze, delle ragazzine ad avvicinarsi di più rispetto a una volta a questo mondo. Tantissimo, ti posso assicurare, guarda, che ci sono tante ragazzine che si sono iscritte e che comunque arrivano ad iscriversi, perché oggi comunque hanno le loro icone, hanno un futuro dove poter contare. E vedi anche proprio i genitori, che una volta magari il genitore non avrebbe mai mandato, già era un problema mandare la figlia a giocare a calcio. Diventava un problema perché voleva giocare a calcio. Invece oggi vedi proprio che sono i genitori quelli che
che diciamo sono più entusiasti, anche più delle esatto. figlie. Esatto, esatto. Trasferiscono diciamo il messaggio, insomma, non hanno più remore, ecco, da questo punto di vista. Assolutamente. Come hai detto te, giustamente ci sono anche dei modelli che fanno da ispirazione, da riferimento, e questo certo. è importante per il calcio femminile. Bene, grazie Simona Sodini, è stato veramente un piacere ritrovarti, è stato un piacere insomma parlare con te di quello che è il mondo del calcio femminile, ma non solo, e speriamo insomma di ritrovarci al più presto. Grazie mille a te e buona serata a tutti. Ciao, grazie, Antonio, grazie. No, aspetta.